Ave gente, sono Larus, eccomi qui su Rom 2 Total War con i nostri siracusani. Ok, nell'ultima puntata abbiamo fatto una battaglia giganterrima a Cagliari. Dopo aver fatto questa battaglia, che era una sortita fatta dagli assediati romani, che ci è costato un bel po'. Abbiamo perso un po' di truppe, sia nella flotta, ma soprattutto nell'esercito di terra. Dobbiamo un attimo riposarci. Una volta riposati, direi che possiamo partire verso Olbia e Alalia. Conquistate queste due città, magari posso prendermi Pisa. E intanto mandare una offensiva, organizzare una piccola offensiva verso Tarracina e Roma. Ora, devo considerare un paio di cose. Ci sono i Sanniti che hanno dichiarato indipendenza e stanno diventando effettivamente un po' troppo potenti. Questo a me non piace troppo, effettivamente forse dovrei dichiarargli anche guerra. Ma non so più o meno come tenere la situazione. Fatto sta che alla fine, per espandermi, guardiamo un attimo la mappa regionale, per espandermi non è che via terra devo per forza passare per i territori sanniti del sud Italia. Per quanto non mi possa tanto interessare, perché non sono subito pronto per dichiarare guerra ai Sanniti. Quindi, quello che voglio fare è conquistare Olbia e Alalia, dopo partire magari verso Pisa, prenderla, e con un'altra forza conquistare, molto più ingente, conquistare sia Tarracina sia Roma. Roma sarà un po' difficile da conquistare, immagino questo. Una volta conquistate queste due cose, posso formare un'altra forza qui a sud e, diciamo, attaccare i Sanniti sia da nord sia da sud. Vediamo un po' come andrà. Quindi, guardiamo un po' quante forze posso schierare ancora. Ancora due eserciti. Effettivamente abbiamo anche le casse dello Stato, ce lo permettono. Vediamo un po'. Tutti e tre sono più o meno uguali. Quindi, questo nuovo esercito, mettiamo i Piked Hoplites, che sono ottimi. I compagni di Cerberus, di Cerbero, ecco. Faccio solo un'unità di arcieri, perché il resto non posso ancora reclutare nulla, siccome non ho tanti soldi. Tanto il terrore di Phobos, voglio sapere se posso mandarlo a Tarracina. Forse probabilmente a Tarracina dovrei mandare una spia, che così possiamo vedere le forze di Roma e magari dopo vedere un po' che cosa prendere. Quindi devo assegnare un po' di abilità alle teste dell'idra. Oltretutto volevo mettere Destroyer, che così sparano più velocemente. Il trutto generale lo metto ammiraglio, perché è un ammiraglio. Tanto, qui abbiamo dei picchieri o dei falangiti, non mi ricordo. Abbiamo dei falangiti, quindi mettiamo esperti d'assedio, perché mi serviranno per conquistare varie città. Poi dopo vediamo anche Pisa. Pisa mi ispira. Ok, fatto questo, partiamo subito. Turno successivo. Sarà una campagna dura, perché an offer of peace from the Senate should not be spurned. Now, what say you? Magari una pace con i romani, sto pensando posso farlo una volta presa Olbiesi e Alalia, e magari anche presa Pisa. Perché effettivamente i Sanniti possono diventare un problema. Però non ancora. Aspetta, io sto pianificando e non pianificando. Analizziamo correttamente la situazione. Il fatto è che i romani effettivamente stanno diventando sempre più deboli e stanno perdendo sempre più influenza. Tanto il nostro nobile è aumentato di grado. E ci sono altre nazioni, tipo noi, i siracusani, i sanniti, che stanno un po' sfruttando questa situazione. Certo, le isole del Mediterraneo, la Corsica e la Sardegna, le devo avere.
Però magari conquistare Pisa e Roma, quando sono staccati dal nostro territorio, magari ci basta solo un attacco di qualche tribù celtica, di qualche tribù cisalpina, e perdo già tutto, e non è una grande cosa. Quindi forse è meglio prima conquistare con calma Olbia e Alalia. Una volta conquistate queste due città, posso fare un trattato di pace. 10 turni. Durerà più o meno questo trattato di pace. Più o meno 10 turni potrebbe durare una guerra contro i Sanniti. Fatta questa guerra contro i Sanniti, posso di nuovo dichiarare guerra a Roma, sempre se qualcos'altro non capita, e pian piano unificare l'Italia, partendo da sud. Tanto condizioni non stagionali. La popolazione in Sardegna non è che ci vede tutto granché. Qui vorrei distruggere questo edificio totalmente. E ok. Invece nei campioni di Cerbero facciamo altri picchieri. Ah, non abbiamo tanti soldi, eh. Non ne abbiamo troppi. E non è un granché. Sì. Aumentiamo questo. Sì, la crescita per turno di questa regione può essere buona. Quindi quello che voglio fare è spostiamo subito il terrore di Phobos, che mi servono delle nuove truppe in questo fronte, dalla Calabria fino alla Sardegna. Intanto che le mie truppe qui degli gli Ecateronti, non so come si possano chiamare, si ristabilizzino un po'. Possiamo muovere la flotta. Potrei anche conquistare qualche città con la flotta, eh. Non è assolutamente impossibile. Sono città sguarnite. Forse un po' difficile, però non impossibile. Ora, questa flotta romana qui, però, che va avanti e indietro, non è che mi piace troppo. Com'è particolare però che i romani sono partiti nei primi turni ovviamente come fazione prorompente, sono tra le fazioni più potenti di inizio gioco, e sono subito andati con la ribellione dei Sanniti e dei Siracusani. Una fazione veramente. Sono finiti molto male. Vediamo un po' come se la possono cavare. Abbiamo ricercato l'ellenizzazione. Molto bene. Ora direi di ricercare nuovi edifici economici e nuove cose, appunto, che possono aiutare l'economia. Vediamo Olbia, se possiamo fare qualcosa. Facciamo un blocco al porto. Direi tenere il blocco per un po'. Intanto qui la situazione si sta un po' risistemando. Aspettiamo ancora un po'. Qui avevo idea di fare un terreno consacrato, che più o meno lo consiglio di fare in qualsiasi città appena conquistata, almeno in qualsiasi regione appena conquistata. Qui stiamo andando a velocità elevata. Sì. Andiamo dall'Alia. Anzi, facciamo che fare un giro non in mezzo al mare, che magari possiamo prendere attrito. Però vediamo di passare prima per la Sardegna, poi dopo per la Corsica, e devo di prendere subito all'Alia. Ok, intanto in giro facciamo delle nuove caserme per gli Hopliti, che ci possono servire. Tanto pian piano costruiamo le nostre forze in Italia. Cioè in Italia, sono sempre in Italia, in Sicilia. Ok. Questa campagna qui comunque non mi aspettavo proprio che prendesse questa via strana. I cartaginesi non so che cosa possono fare adesso. Probabilmente staranno conquistando territori in Spagna. Però non li ho ancora visti in Italia. Non ho ancora visto nessuna offensiva aggressiva ai danni dei romani. Vediamo un po' cosa possono fare.
Intanto abbiamo guadagnato un nuovo tratto che dà meno ordine pubblico a questo generale, che non è un granché. Ok, facciamo altri bicchieri. La popolazione è tanto felice nella Sardegna. Anzi, stanno avendo problemi di ordine pubblico e non è assolutamente una buona cosa. Ora, dovrei fare... Anche qui ho problemi a Crotone. Forse dovrei fare qualche agente, però non ho i soldi. Direi, magari fermiamo la costruzione di qualche bicchiere. Noi non possiamo sempre fare qualcosa perché costano 1000. Allora vediamo di fare qualcosa al prossimo turno. Una volta che abbiamo reclutato abbastanza soldati. Sì, qua iniziamo a prendere un po' di attrito. Anzi, ne prendiamo abbastanza di attrito. No, non ancora. Prendo ancora due isole. Cioè, le due isole. Finisco di conquistare la Sardegna e la Corsica. E non faccio più nessuna pace al momento. Tanto Massilia non era mio partner commerciale o qualcosa del genere. Dovrei anche fare nuovi trattati commerciali perché sto prosciugando le casse dello Stato con tutti questi reclutamenti. Ecco, però dobbiamo stare più vicini alla costa perché sennò veramente prendiamo tantissimo attrito. Abbiamo incontrato i Veneti e vediamo un po' di fare qualche accordo commerciale. Ok. Più o meno tutti ci odiano. I Sanniti un po' ci amano. La Libia, come siamo messi con voi? Welcome, friend. Let us conclude our business with good haste and then enjoy the pleasures of this house. Come? Non... Patti di un'aggressione non ti va? Non va tanto bene. I Veneti qui sono belli forti a quanto pare. Hanno terreni un po' ovunque. E effettivamente possono essere un problema se prendo Pise e Pisaurum. Queste regioni qui no, assolutamente non le posso prendere. Non sono in una posizione tale per prendere queste regioni. Intanto il terrore di Phobos si è veramente disintegrato a controllare un po' quelle zone del mare. Non dovevo assolutamente. Pensavo che l'attrito fosse così pesante, effettivamente. Tanto mi do una guarnigione qui. E diamo subito di fare un po' di... spie? Sì, possono servire un po' di spie. Una spia Gorgo. Che nome è brutto, Gorgo? Sembra qualcosa di... tipo... un conato di vomito. In qualche lingua strana. Gorgo. Your potions and charms had novelty, but it has faded. Massilia ha tolto il diritto di commerciare. Non è una buona cosa. E non mi piace assolutamente. Perdiamo effettivamente un po' di soldi. Non mi piace. Vediamo se possiamo passare ancora qui. Roma comunque a quanto pare ha una pestilenza, un assedio. Se è così tutta distrutta. Tanto andiamo a Crotone e facciamo subito qui qualcosa e vediamo di visitare un po' l'Italia. Con le spie per vedere un po' dove come stanno i Sanniti. Taranto mi ispira come città, effettivamente. Una grande città nel sud Italia, affacciata sul mare, a differenza di Benevento. Anzi, credo che sia una delle uniche città affacciate sul mare. Tutte le altre, più o meno, sono nell'entroterra, tipo questa,
Corfinium e Benevento, appunto. Sì, è una città strategica, senza dubbio. Un porto, credo, anche abbastanza importante. Vediamo un po' che cosa fare poi dopo lì. E io direi a Cagliari di fare un tempio di Zeus che rende la popolazione un po' più ellenica. E oltretutto avviciniamoci a Olbia. E qua stanno facendo pian piano un esercito. Vediamo un po' che cosa vogliono fare i romani. Comunque, i romani sono una fazione potente. Oddio. Oh, qua vogliono farmi un attacco. I romani, comunque, volevo dire, sono una fazione potente per quanto riguarda il combattimento corpo a corpo. Effettivamente, anche se hanno poche forze, possono essere molto pericolose. Qua abbiamo una battaglia navale. Una battaglia per Olbia. Probabilmente non dovrebbe essere troppo difficile battere il nemico in questa battaglia perché ha delle navi da trasporto e oltretutto io ho anche varie baliste e catapulte. Se fa qualche... se mi riesce a traccare con i triari inizio ad avere un po' di problemi, però del resto assolutamente non vedo nessun problema. Direi puntare tanto sulla... con l'artiglieria sulla nave di Triari. E di speronare poi dopo le altre piccole navi con sia l'ammiraglia, che è una nave bella tozza e bella grande, e sia con tipo i giavellottisti, che sono delle miola d'assalto, credo. Vediamo un po' poi dopo anche come se la cavano i nostri opliti sulle navi. Devo dire che le battaglie navali, per quanto io possa essere nabbo, pian piano mi stanno piacendo. E devo dire che... sì, non sono male, assolutamente non sono male. Ero un po' titubante quando ho annunciato Rom 2 e avevano detto che ci saranno anche le battaglie navali. Perché effettivamente le battaglie navali, prima della scoperta della polvere da sparo, erano più o meno battaglie di terra sul mare. E vediamo un po' come diventa. C'è la pioggia, quindi potrebbe portare affaticamento nelle file nemiche. Voglio fare delle incursioni con le miola. Voglio partire dai lati, invece con le altre navi. Voglio rendere il fianco sinistro un po' più potente e praticamente mettere anche sul fianco destro questa nave, la pentere d'assalto. Ok, vediamo un po' chi abbiamo contro. Qui ci sono dei rorari e qua ci sono i triari, ok. Tutti quanti sparate sui triari. Io direi, sfruttiamo queste tre navi per combattere subito queste due navi che si stanno avvicinando. E mettetevi tutte informazioni da speronamento. Andate qui, sempre informazioni da speronamento. Vediamo un po' che riusciamo a fare. Ricordo che anche queste navi qui d'artiglieria sono ottime per speronare, ma hai sempre il problema che potresti finire abbordato, e non è un'ottima cosa. Questa nave qui sta oltretutto un po' bruciacchiando, siccome è arrivato un colpo. Stanno mettendo in una posizione non tanto buona, eh. Dobbiamo fare attenzione, potrebbe essere anche una battaglia un po' dura. Andiamo subito a speronare queste navi. Remate velocemente. Ok, qua stiamo per andare nello speronamento. Ok, la nave affondata. Direi
L'altra nave sta per essere... Ok, abbiamo ucciso il generale nemico. Abbiamo anche fatto affondare due navi. Ora, riorganizziamoci con il resto della nostra flotta. Vediamo un po' qui che abbiamo. Abbiamo tanti rorari. Ok. Riorganizziamoci e mettiamoci in posizione per affrontare di nuovo il nemico. Questa volta in maniera compatta. Direi a tutte le navi di artiglieria di sparare a questo mucchiazzo, non so come chiamarlo, mucchio selvaggio di navi che ci sono alte probabilità di beccare il nemico qui. Ok, vediamo di fare una manovra di accerchiamento, di bloccare le unità, così riusciamo a beccarle tutte al lato. Ok, un'altra nave affondata. Un'altra, anche qui. Queste navi qui stanno anche andando pian piano in fiamme. Ok, un'altra nave. Ok, questa nave qui a quanto pare vuole scontrarsi contro... una nave piena di plebe, no! Questa nave da trasporto comunque vuole scontrarsi contro le mie. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Direi di andare a speronare quello che possiamo. Anzi no, si stanno ritirando. Continuiamo. È stata una battaglia molto semplice. Non abbiamo nemmeno perso una nave. Sono molto soddisfatto. Le mie abilità nel comandare la flotta migliorano pian piano. Ok, abbiamo fatto affondare praticamente quasi tutte le navi. Che carina questa nave qui che insegue questa nave da trasporto un po' più grande. Molto bene. Ok, stanno ritirando anche in maniera molto brutale e abbiamo praticamente sterminato la loro flotta. Non è rimasto nessuno. Abbiamo perso solo 7 uomini. Vabbè che era una flotta da trasporto, però è stato comunque bello fare questa battaglia navale e vincerla in nulla, assolutamente in nulla. Ottima cosa. Ottima cosa, mi piace. Oltretutto hanno anche perso un generale, che è una cosa importante, soprattutto perdere un generale in una battaglia. Soprattutto nel caso se sei Roma, che sta soffrendo un bel po'. Ok, ora abbiamo praticamente, credo, quasi liberato Olbia. Possiamo anche quasi conquistarla con le truppe navali. Con la forza navale possiamo entrare e conquistare tranquillamente. Probabilmente adesso tutta la guarnigione sarà sotto il mar Mediterraneo, mangiata dai pesci. E vediamo un po' che cosa possiamo fare. Che bello però. Ah, distruggere la flotta nemica così. Bello, bello, bello. Più che altro hanno fatto un bel lavoro le navi. Direi di ammazzare tutti gli uomini catturati. Anzi, no, Olbia è catturata addirittura.
Perché non è rimasta la guarnigione, immagino. Interessante, interessante. Ora abbiamo anche Olbia, quindi tutta la Sardegna. Possiamo anche conquistare tranquillamente l'ultima città, ovvero, non mi ricordo come si chiama, Alalia. Interessante. No, ribellione imminente in Sardegna. Quindi è meglio che torniamo subito a Cagliari. E ricostruiamo un po' di edifici. Ok. Oltretutto possiamo anche potenziare un po' i nostri soldati. E andiamo a fare un brocco... brocco. Un blocco navale ad Alalia. Potrei anche conquistarla, effettivamente. No, io direi di tenere al momento il blocco navale. Quindi voi, poveri soldati, vi ho chiamati, vi ho fatto fare tutto il mar Mediterraneo su una nave, abbastanza scomoda, immagino. E adesso vi devo fare... Non avete fatto nulla, fa tutto la flotta. Molto bene, ora direi tornare. Ah, dovrei anche aumentare l'abilità del generale, anzi ammiraglio della mia flotta, direi. Assalto navale? Supporto navale. Assalto navale aumenta autorità. Inoltretutto aumenta anche il grado delle nuove reclute delle navi d'assalto. Effettivamente io utilizzo tante navi d'assalto e mi dovrebbero servire. Ok. Ricerchiamo un po' di tecnologie. Direi sempre un po' sull'economia. Perché... quella che serve. Tanta economia. I Sanniti, vediamo un po' come se la cavano. Hanno delle forze un po' sparpagliate qua e là. Quindi magari un attacco compatto potrebbe disintegrare tutte le loro forze. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Che fare. Dovremmo anche, secondo me, un attimo fermarci. Per guardare un attimo le ribellioni. Possono essere un problema, come non detto. A Cagliari si stanno ribellando. Andiamo subito a sedare la ribellione. Direi che questa battaglia qui possiamo anche autorisolverla. Non è un granché fare una battaglia così stupida. Ok. Molto bene. Ora al generale gli do l'abilità generale. Ci mancherebbe altro. E speriamo di aver scoraggiato un po' i ribelli nemici. Ah, che bello. Stiamo conquistando sempre più territori e sempre più terreni. Ok. Qui direi di potenziare un porto. Voglio rendere porto commerciale. Qua abbiamo già un porto commerciale. Effettivamente dovrei fare un porto dei pescatori. Dai, un porto dei pescatori. Che così aumentiamo un po' la crescita demografica della regione. E vediamo pian piano cosa fare. Ok. Oh. The gods speak through thunder and storm, but they tell us to ally with you if you will have us. Sanniti, sto pianificando un'invasione ai vostri danni. E voi mi dite questo? No. Non ci sto. Anzi, dovrei forse anche togliere tutti i trattati che abbiamo fatto. Un'altra ribellione imminente. Ah, questi sardi. Greetings, friend. I've called for good ale to eat. Che abbiamo tolto un trattato di non aggressione. Così dopo saremo quasi liberi di attaccare.
Ok, direi che possiamo fare una battaglia anche autorisolverla, che così finiamo subito. Abbiamo perso solo un'unità di cavalleria. Aia. Occupiamo. E ora sono disposto a discutere i trattati di pace romani. You are welcome, but that welcome can become a farewell if you waste Roman time. Io direi, richiedo un pagamento di 5.000. Anzi, 7.000. Bene. 7.000. Sono ricco. E vai. Sono ricchissimo, anzi. Così posso anche ricostruire tutto quanto e risistemarmi bene. Direi qua possiamo fare un porto commerciale e qui un porto per i pescatori. Facciamo un tempio di Atena ad Alalia. Evviva, abbiamo conquistato tutta la Sardegna e la Corsica. Siamo una potenza navale, credo. Siamo quasi una potenza navale, appunto per questo dovrei fare una nuova flotta, secondo me. Una nuova flotta, aspetta, vediamo un po'. Vediamo che generale utilizzare. Questo qua credo che può andare bene. Utilizziamo sempre la Pentere. Io direi, mettiamo un po' di baliste e una Pentere con torre. Due Pentere con torre, che sono ottime, mi piacciono molto. Ok, costruiamo le nostre flotte. E comunque, credo che per questa puntata sia tutto. Votate, commentate. La prossima puntata probabilmente andrò all'assalto. Oh, i romani stanno riconquistando. Hanno preso Benevento e sì, Pontum. Forse sarà il momento ideale per attaccare i Sanniti. Sì, mi sa di sì. Andiamo subito a Messana e reclutiamo un paio di uomini per la nostra campagna. Direi ci servono arcieri. Più che altro. Nel prossimo turno, ovviamente. Quindi, alla prossima gente, dall'Ares tutto. Ciao!